Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Dani della vostra Endfire Family e vi do il benvenuto in questo nuovo video showcase di Dragon Ball Legends. Oggi andremo ad analizzare completamente il nostro Zamasu corrotto Legends Limited all'interno di un team molto molto interessante, ovvero il nostro God King. Finalmente infatti è uscita un'unità di colore red per questo tag. Cercheremo di capire quali sono i segreti dietro a questa unità con l'obiettivo e la speranza di utilizzarla al meglio. Mi sono allenato in maniera abbastanza continuativa, non sono diventato un master utilizzatore di Zamasu, ma ho compreso abbastanza come funziona il suo kit. Cercheremo di capire se il personaggio effettivamente è in grado di sopperire alla mancanza, all'esigenza di questo colore red all'interno del God Ki, che da mesi, anzi forse da anni, avevamo necessità di inserire all'interno di questo tag. Ma prima di cominciare chiedo ai ragazzi ancora non iscritti alla Endfire Family di ricordarsi di premere su quel pulsante rosso gigante che trovano sotto allo schermo del proprio cellulare. Ricordatevi che l'iscrizione è gratuita e se il canale vi fa schifo tra una settimana, tra un mese o tra due, potete tranquillamente disiscrivervi e salutare Dani e dire grazie Dani per i tuoi video, ci vediamo. Però in questo periodo anniversario vi invito a premere su quel pulsante per non perdervi nessun contenuto a tema Legends sul canale. Questo è il secondo video della giornata, vi ho fatto una bella guida sul sistema OiPoi per cercare di darvi la possibilità di ottenere le 600 multi Z Power per le Legends Limited. Direi che possiamo quindi cominciare, ci portiamo direttamente all'interno della sezione di PvP del gioco. Ripassiamo rapidamente il suo kit, anche se rapidamente con Zamasu sarà abbastanza impossibile dato che il suo kit è letteralmente la Bibbia. E vabbè, quindi let's go! Ed eccoci qui ragazzi, schermata principale di Dragon Ball Legends, davanti a noi il nostro Fusion Zamasu corrotto, braccio viola, potenza incredibile, Striker, che va a buffare lo Strike Attack and Defense del team God Ki. Questo sarà il team dentro la quale lo andremo a giocare. Un team God Ki completamente offensivo, senza HP. Sapete come piace fare gli showcase ogni tanto un pochettino piccanti, con un danno molto elevato e con delle difese abbastanza basse. In realtà il nostro caro Beerus non è troppo fondamentale, nel senso che Beerus va a fare Blast Attack and Defense, il nostro Zamasu è uno Striker. Lo giocheremo addirittura assieme a Vegito Purple, perché è letteralmente rotto ragazzi. Vegito Purple credo che sia una delle unità più forti dell'anniversario, anzi non credo, lo è. È veramente un mostro, si gioca ovunque e addirittura credo che inizi a giocarsela come miglior Sparking, non Zenkai, non Legends Limited all'interno del gioco, quindi veramente tenetelo d'occhio perché è un personaggio davvero con i fiocchi. Lo giochiamo addirittura se buffa Blast Attack, quindi in questo caso mi sento abbastanza sicuro di inserirlo all'interno di questo spot, anche perché di Purple Striker purtroppo non ne conosco del God Ki, o meglio io non ne possiedo. Questi sono ad esempio i miei personaggi e io di God Ki Purple sono molto limitato in termini di scelte a questi PG. Potremmo giocarlo con Vegeta, però Vegeta questo qui no ragazzi, è abbastanza vecchio, quindi non ha il mio senso. Quindi ho detto vabbè, devo giocare un Purple, giochiamo con Vegito che dà veramente degli ottimi bonus. Andiamo a fare un attimo un ripassino rapidissimo del nostro Fusion Zamasu. Allora, fondamentalmente il personaggio funziona in questo modo. Ci portiamo una strike che ricarica il ki, quindi durante l'attivazione della carta ricaricheremo di 5 il nostro ki. Abbiamo un battle bonus versus Saiyan. Che cosa vuol dire ragazzi? Che quando combattiamo contro un Saiyan il nostro Zamasu si boosta utilizzando le carte. Con le strike ad esempio andrà a aumentare il nostro danno inflitto contro questo tag del 10%. Analogamente con il blast andrà a aumentare il nostro danno inflitto sempre su Saiyan del 10%. Poi Sacred Wave, Massive Impact Damage. Questa ragazzi è una buona blue card, 20% allo special move damage è ok, ma peschiamo una special art. Special art ragazzi veramente buona all'interno di questo personaggio. Pillar of Judgment ci ricarica il ki di 40 e quando attiviamo questa green, che ha un'animazione molto rapida, potremmo paragonarla a quella di Majin Vegeta. Quindi questa ragazzi non è una green ad area come quella di Goku Ultra Istinto, che ci impiega 6 anni ad attivarsi e potete tranquillamente andargli dritto per dritto a close range con una strike per bloccare l'animazione. Questa ragazzi è molto molto rapida e potete addirittura fare un mini charge tra una strike e l'altra a close range prima di tirarla, quindi veramente veramente forte. Piccolo appunto ragazzi, oltre a nullificare i colori di svantaggio abbiamo anche il lock per timer count, mi sono dimenticato di leggervelo e ovviamente è fondamentale, non dimentichiamocelo, se no questa verde perde il fatto di essere rottissima. Nullifica elementi a sfavore per 3 timer count ed è combabile con tutto, quindi questa ragazzi se la tirate prima dell'ultimate
vi consente di fare il maggior output di danno possibile, veramente veramente buona. Abbiamo la Sword of Sanctifying Light, che infligge il moltiplicatore Supreme Impact Damage meno 50% alle cat avversarie, e abbiamo una riduzione del ki di 100 e un no switching per 5 timer count dopo che questa ultimate colpisce l'avversario. Quindi attenzione ragazzi, non è una ultimate con il lock, è un ultimate con il lock post utilizzo. Quindi l'avversario che si troverà a ricevere, a subire questa ultimate move, non potrà switchare per 50 mercato. Ability, ragazzi, main ability enorme. Ricarichiamo gli HP del 20%, il ki di 40 e nullifichiamo gli effetti dell'endurance degli avversari per 30 timer count, ragazzi. Quindi se questa qui la attiviamo, ok, peschiamo la main e tiriamo un Rising Rush, nei successivi 30 timer count l'endurance completamente viene obliterata, non esiste. In più abbiamo un 40% al danno ultimate inflitto per 30 timer count. Z ability, andiamo a fare God Key, Strike Attack and Defense. Vegito Blu apprezza questa abilità. Iniziamo a leggere Unique. Qui ragazzi ci vuole un pochino di calma. Allora, quando la battaglia inizia abbiamo un 80% di danno non cancellabile e un 30% di riduzione danni non cancellabile. E già qui siamo, andiamo a spiegare le statistiche abbastanza basse. Certo, siamo a 2 stelle, però ragazzi non sono delle statistiche molto solide. Perché? Perché abbiamo questi bonus qui che non sono cancellabili e che ci danno un ottimo bonus. Poi, quando l'avversario ci sconfigge il nostro Zamasu, i nostri alleati ottengono un 30% di danno inflitto in più. Abbiamo un meno 1 alla pescata a tutti i nemici per 30 timer count, veramente forte, e riduciamo anche gli effetti di ricarica degli HP del 70%. Quindi ragazzi, sacrificare questo Zamasu, nel caso in cui abbia poca vita, però adesso vedremo che abbiamo anche un modo per curarci, non è una buona, una cattiva idea, perdonatemi. Perché diamo un bonus a dare a tutto il team, non è malissimo. Quindi se dovete scegliere se sacrificarlo in certi spot, pensateci, perché comunque dà un ottimo bonus ad area. Merciless Judgment, abbiamo Cover Change sulle Strike Card, compatibile con la Special. Abbiamo un 15% di danno inflitto ogni volta che il personaggio usa una Strike o una Blast fino al 60%. Abbiamo una ricarica, questa ragazzi è rotta, degli HP del 5% se la propria salute è inferiore al 70%. Quindi ogni volta che usiamo una carta, questo Zamasu si cura se ha pochi HP. I seguenti effetti avvengono quando il personaggio è in battaglia se il nostro opponent utilizza una strike o una blast card. Gli riduciamo il ki di 5, riduciamo il danno che ci viene inflitto del 5% per 5 timer count, e quando l'avversario fa uno switch ricarichiamo il vanish del 50% per 8 volte. Questa è veramente fortissima. Quando sconfiggiamo un amico, ragazzi, gli completamente distruggiamo la mano, quindi è un'ottima idea rushare con questo Zamasu. E che dire ragazzi, cioè questo kit è veramente veramente completo. Mi piace molto, riuscirà a 2 stelle a rivaleggiare con gli Zenkai e il meta di oggi? Chi lo sa, lo scopriremo all'interno di questo showcase. Ci portiamo direttamente all'interno della sezione PvP di gioco. Siamo vicini alla fine della stagione, quindi all'ottenimento di queste multi Z Power che ci vengono consegnate ogni fine season per i nostri personaggi. Vedete qui abbiamo una multi Z Power da 4 stelle superiore, parlo per i ragazzi nuovi, e le Chrono Crystal alla fine di ogni stagione. Abbiamo ancora qualche giorno prima di terminare la season. Andiamo a vedere un attimo come si comporta il nostro Zamasu. Siamo in top 8000, non siamo troppo alti di posizione, perché mi sto tenendo le posizioni per fare una certa cosa, non posso parlare se non facciamo spoiler giganti, e quindi niente, ci portiamo direttamente in PvP, proviamo questo Zamasu e vediamo come si comporta all'interno di questo team. Ragazzi, match numero 1, Fusion Team versus God Key Team. Abbiamo contro un Vegito Yell, un Vegito Blu e il nostro caro Gogeta Red. Zenkai 7, veramente molto molto forte. Vediamo un attimo come si comporta il nostro Zamas. Ovviamente di colore di svantaggio. Vabbè dai, un strike damage direi sufficiente, anche se siamo abbastanza... Però, buono anche il blast. Non male. Non male, proviamo il baitino ragazzi. Con questa mano fare bait è quasi difficile. Mi risulta complicato riuscire a premerla. Ok, ottimo, bait riuscito. Porca vacca ragazzi, guardate il danno. Quanto sta staccando ragazzi danno grazie al suo bonus, che gli conferisce un danno maggiorato. Qui ha fatto lo switch, perfetto. Così lo rushiamo.
E la cosa bella, ragazzi, è che se riusciamo a fare il KO, come non detto, dicevo, se fossimo riusciti a fare il KO, saremmo stati in grado di distruggere tutte le carte nemiche, come abbiamo fatto ora. Main ability. Perfetto. Va bene, qui il nostro Vegito Yell si muove in questo modo. Perfetto, bravo. Iniziamo ad aumentare le nostre difese con la sua capacità di tanking. Ok, 4 carte per lui. Questo vuol dire che avremo un 40%, un 20%, perdonatemi, di riduzione del danno una volta che tutte le sue carte ci sono arrivate addosso. Ok, Vegito, questo ragazzi è un pochino più difficile da reggere. Mi sa che dovremmo switchare, perché sennò qua ci tira la Final Kamehameha e ci fa saltare letteralmente in aria. Allora, vediamo un attimo se riusciamo. Perfetto, no, ci siamo fatti sconfiggere, nessun problema, ragazzi. Abbiamo visto già un bel po' di dannetti di questo personaggio, quindi no problem. Vediamo di vincere la partita. Il nostro avversario è super agguerrito, vuole vincere il match a tutti i costi, ma ovviamente non è che lo lasciamo vincere. Come primo match abbiamo, ripeto, già visto molti danni anche su colore di svantaggio. Vediamo cosa riusciamo a fare nel lungo termine. Ok, questo si ricarica al Vanish. Mi ricordo ancora il kit di questo Vegito Yell. Perfetto, meno abilità anche per noi. Abbiamo un camperino, guardate un pochino il suo gameplay. Fantastico, rimane lì dietro, scalda la sedia, come piace a noi, vero ragazzi? Ok, leggendary finish. Direi che il primo match si conclude con questo. Già Zamasu mi sta piacendo. Non è ancora ovviamente sufficiente per uno showcase. Dobbiamo fare tante partite per cercare di dare una valutazione più o meno oggettiva su questo personaggio. E quindi ci godiamo la LF e ci ritroviamo al prossimo match. Prossimo match, ragazzi. Ok, ragazzi, match successivo. Siamo contro un team Godkey. Vados e vabbè, anche lui gioca Zamasu. Questo era un pochino bassino. Vediamo se parte di strike, mettiamo Zamasu. Si fa di blast, mettiamo Vegito. Perfetto. Abbiamo un cover change su tutto. Team molto bello per questo motivo. Quindi sfruttate i cover change, perché grazie a quelli riuscite a fare delle belle cosine. A questo punto, attenzione, mettiamo Zamasu. Ok, andiamo con la verde. E adesso nullifichiamo i colori di svantaggio, che vabbè non ci sono, e iniziamo a fare tanta bua. Ok, perfetto. Iniziamo a staccare. Io lo lascerei adesso, ragazzi, non è un problema. Mi servirebbe una blue card. Me la dai, Zamasu, per favore? Non me la dai, fantastico. Va bene, allora mettiamo Vegito. Blast Armor lo sfruttiamo al 100%. Perfetto. Non ci serve il Blast Armor in realtà. La blue card ce la teniamo. Voglio giocarla su Zamasu, a meno che questo non mi colpisce da lontano, e io in quel caso lo lasero con la mia blu. Va bene, perfetto, questo è per noi. Attenzione a Vados. Ok, a questo punto rimettiamo Zamasu e andiamo con l'RR. Distruggiamo l'intera mano avversaria sperando in no dodge da parte del nostro avversario. Perfetto. Molto scomoda la distruzione dell'intera mano, quando giocate. Fidatevi che dà fastidio. Poi su ogni kill, ragazzi. Quindi non è da sottovalutare. Destroy card, fantastico. Il nostro avversario non ha più carte in mano. Ok, ora le ha di nuovo già tutte, perché non ho fatto una partenza aggressiva, diciamo. Facciamo la pazzia. Forse la mia ability adesso però è un po' da letteralmente pazzissimi. Facciamo così, ragazzi. Rischiamo sul cover change. Perfetto, no problem, ragazzi. No problem, perché voglio colpire direttamente da lontano con la blu. Ok, abbiamo visto che l'avversario tirava parecchie palline dopo essere tornato in posizione di stallo, quindi neutrale. Quindi il predict qui era da fare. Questa non colpirà, ma non mi interessa, ragazzi, perché voglio provare a fare la LF. Mettiamo Vegito. Se avessi una verde, ragazzi, riuscirei a farvi vedere il massimo potenziale del personaggio con la nullificazione di tutto. Vediamo se riusciamo, ragazzi. Questo è comunque un Goku Zenkai 7 e stiamo rischiando come dei pazzi per fare gli swag. Non fatelo, ragazzi, non fate mai gli swag, sennò se il gioco perdete. Si trovi harder, ci sono in questo periodo, ecco appunto. Va bene, mal che ci vada, ragazzi, vinciamo con il nostro Go e il nostro Vegito, e sfruttiamo anche i buff di Zamasu. Va bene, abbiamo perso Zamasu, nessun problema.
abbiamo provato a fare i fighi, ce la faremo a fare un LF, non lo so, vediamo. Ci sono molti tryharder in questo anniversario e mi fa piacere, perché comunque vuol dire che la gente sta giocando. Va bene, Vegito, fammi vedere un attimo quello che sai fare. Secondo me è una delle unità più shiny dell'anni. Cerchiamo di fare un risky charge da vicino, con la speranza di vincere il match, che in la standing Goku blu con i buff e tutto è abbastanza rotto. Perfetto, la nostra skillatona di risky charge è riuscita a portarci a casa la partita. Andiamo al prossimo match. Non abbiamo ancora visto Zamasu assolutamente al massimo delle sue potenzialità. Lo vedremo nel prossimo match, chi lo sa. Andiamo. Ragazzi, match successivo abbiamo contro un Gogetone Baby e un Goku Super Saiyan 4. Noi andiamo di cover change e direi anche di questa. Perfetto. Ciao baby. Vediamo se riusciamo a fare. Ok, verde. Guardate un pochino che nullifichiamo i colori di svantaggio. Che cavolo di figata sta roba. Droppiamo per Gogeta. Ok, drop che riesce e non riesce allo stesso tempo, perché purtroppo abbiamo esagerato con il drop. Ok, qui ci cancella tutto. Ciao. Va bene, qui mettiamo Bilus. Ora ne tirerà un'altra, perché tutti quanti Gogeta nell'ultimo periodo lanciano due blu, come se io fossi, come dire, non a conoscenza della cosa. Questa ragazzi fa kill. Il nostro Bilus oblitera completamente. Forse però non fa kill perché non ho blast damage esagerato in questo team. Potrebbe non killare, ragazzi, anche se di colore di vantaggio. E infatti non killa. Ci mancava un pochino di blast damage in questo team. Però vabbè, non che mi interessi. Nullifichiamo i colori di svantaggio di nuovo. Guardate Zamasu quanto è rotto. Adesso durante lo switch otteniamo anche un buon quantitativo di vanish. Questo lo facciamo saltare in mille pezzi. Questa la tiriamo subito perché ho paura del cover change di Gogeta, che infatti arriva a 2 milioni. Vediamo un attimo la prima ultimate di questo showcase, quanto danno farà. Sufficiente per uccidere. Abbiamo fatto 1.800.000, ragazzi. Veramente, veramente buona. Assolutamente sì. Proviamo con la Blast Card. Questa la riusciamo a counterare senza problemi. Forfè avversario. Ragazzi, avete visto direttamente un ultimate veramente mostruosa. Andiamo al prossimo match, continuiamo a provare questo personaggio. Ragazzi, in match successivo troviamo un sacco di Team God Key in matchmaking. Sicuramente tutti quanti si stanno divertendo con il nuovo Vegito. Droppino per Vados. Ok, no, non è per Vados, ma è comunque per Goku Blue. Il nostro Zamasu comunque ringrazia, perché il buff al danno inizia a staccarsi. E anche se siamo contro uno dei personaggi più rotti all'interno del gioco, soprattutto per le sue capacità di tankare all'interno delle partite, avete visto comunque una buona capacità di damage output. E ragazzi, considerate anche il fatto che stiamo giocando un personaggio LF a 2 stelle. Questo è sicuramente da tenere in conto. Questo fa tanto fico, ma purtroppo non ti mette in combo. Va bene, se parte però una combo adesso è un problema. Esatto, bravo, l'ha giocato molto bene. Se l'ha giocata molto molto bene. Proviamo a mettere Zamasu in cover. Vedete che difensivamente purtroppo non è in grado di tankarsi una combo di un personaggio che comunque di danno ne fa. Ok, vediamo un attimo se Beerus invece è in grado di reggere meglio. Zenkai 7 power, ovviamente. Ok, gli Zenkai comunque, ragazzi, rimangono la scelta più viabile se volete rankare in PvP. Sappiatelo, questi personaggi LF io li volevo meta breaker. Gogeta ne parleremo, però tra questo e dire è un personaggio che obliterà tutti gli Zenkai ed è rottissimo in tutti i casi e sempre, purtroppo ne passa di acqua sotto i ponti. Questo è un dato di fatto, ormai il meccanismo Zenkai fa parte ed è parte integrante del gioco, e quindi non si può dire a un PG di 2 stelle è forte come uno Zenkai. Almeno non di certi Zenkai che ormai hanno praticamente obliterato e rotto il gioco. Qui potevo fare cover change, non mi sono perso a parlare, quindi purtroppo questi sono gli svantaggi di fare uno showcase parlando come il grillo parlante che rompe sempre le scatole. E va bene, qui ci subiamo un Rising Rush. Perfetto, vediamo se il nostro Zamasu riesce a recuperare la partita. Quindi turbantiamo leggermente di più. Ok, guardate un pochino come se la... guardate come se la campera. Meraviglioso. Sono fiero di te, caro. Va bene, facciamo un attimo. Ah, guardate che roba. Guardate che roba.
Drop. Mamma mia, che cosa abbiamo fatto. Va bene, direi di andare così. Adesso sono molto molto curioso di vedere se il nostro Zamasu riesce a portarsi a casa. Fermi un attimo, facciamo la cosa intelligente. Andiamo così. Andiamo così. Nullifichiamo il colore di vantaggio. E adesso tiriamo la main. Perché è molto meglio come cosa, in quanto la kill arriva sicura, il vanish viene ricaricato, distruggiamo la mano intera avversaria, l'avversario non può ripartire e adesso abbiamo la possibilità di ricaricare il nostro vanish. Vedete? Non ha carta in mano, vedete? Non è riuscito a far partire combo. E noi invece facciamo un danno assurdo perché ci siamo tutti staccati e vabbè, siamo rottissimi. Vedete come funziona Zamasu? Personaggio da capire, per questo che vi sto facendo molti match. Quando parli, sta zitto. Andiamo al prossimo, continuiamo a provarlo. Saranno showcase lunghi perché voglio vedere i personaggi a loro 100%. Ok ragazzi, continuiamo lo showcase. Non sarà troppo lungo, oltre a questa partita faremo probabilmente un altro paio di match. Attenzione, qui dobbiamo droppare per... Questo non mette i cover change, va bene, no problem. Goku Ultra Istinto contro Zamasu. Questa, ecco, vedete ragazzi, questa verde di Goku Ultra Istinto è molto molto lenta rispetto a quella di Zamasu. Comunque stavo dicendo, cerchiamo di farci un altro paio di partite, quindi questa è un'altra. Se no diventa letteralmente noioso anche per voi avere uno showcase troppo lungo. Sapete che so che non vi piacciono i showcase lunghi, oppure sì. Quanta gente effettivamente è arrivata a questo punto? Perché io ho il dubbio che a questo punto manco ci arrivate. Lasciatemi un bel commentino se siete arrivati fino a questo momento dello showcase e fatemi sapere un pochino se gli showcase lunghi vi fanno piacere o se vi fanno schifo. Perché? Perché si cerca sempre di dare la giusta dose di luce a ogni personaggio. Questo ragazzi entra senza problemi, nullifichiamo i colori di svantaggio, guardate qua che dannoni. Mamma mia. Io direi di andare così, lo lockiamo e lo shottiamo ragazzi. Questa è una delle cose più fastidiose che potete ricevere, è una roba davvero forte. Abbiamo tolto uno Zenkai 7 in uno schiocco di dita. Vuol dire in uno schiocco di dita, si può dire. È ancora italiano. Riusciamo a fare full team con Zamasu. Vedete, queste robe purtroppo in uno showcase di due o tre partite non riesco a farvele vedere, perché succedono in certi momenti. Abbiamo distrutto la mano avversaria. Cioè, stiamo facendo letteralmente un full team con Zamasu. Full team con Zamasu. Letteralmente. Cioè... fantastico. Ce la facciamo fare full team con Zamasu o ci facciamo shottare da Vados? Abbiamo una riduzione del danno, quindi teoricamente dovremmo riuscirci. Vediamo. Una volta finita la combo, ragazzi, ripartiamo subito con la blue card. A meno di Rising Crash dovremmo riuscirci. Sta ballando. Un bel balletto. Ok, ci riduce chi. Ok, verde. Carichiamo il nostro chi. Ok, ci ho bloccato. Perfetto. Va bene, facciamo finire il match a Vegito. Che dite? Andiamo all'ultimo match. Chiudiamo il cerchio con questo Zamasu fuso e poi andiamo a tirare le somme su questo personaggio. Ok ragazzi, ultimo match di questo showcase in cui andiamo a provare Zamasu Fused Legends Limited. Siamo contro un altro Team God Key. Team God Key sono praticamente ovunque. Stanno proliferando come funghi nel matchmaking. Abbiamo trovato solo Team God Key praticamente. Dov'è finita C18 Zenkai? Mannaggia. Scende, si diverte, almeno in early anniversario. Mettiamo il nostro virus che farà un bel botto di danno. Io metto Zamasu adesso, che me ne frega. Metto Zamasu, facciamo un bel rischio da vicino, così concludiamo lo showcase in bellezza. Niente rischi, d'accordo. Abbiamo la verde, quindi cerchiamo di sfruttarla. Allora, io qui volevo sfruttare la verde per... errorino, caro. Errori, che cosa fai? Perché mi hai dato questa possibilità? Potrei shottarlo, voglio provare a finire lo showcase con Legendary Finish, però probabilmente il nostro avversario non ci consentirà di farla. Cosa stai facendo, Vegeta? No, non così. C'è stato 5k con una strike, molto buono come danno ragazzi, molto buono. Ci serve la nostra blu per pescare la verde che nullifica gli elementi di svantaggio. Va bene, qui Goku ci sta martellando, d'accordo, sono disposto a subire un po' di danni. Qui Virus fa letteralmente il K che gli pare, come è giusto che sia. Va bene, qui abbiamo il nostro Goku. Allora, ragazzi, sarebbe meraviglioso riuscire a finire questo showcase con Zamasu che tira una green card e poi segue tutto quanto con la Legendary Finish, perché nullifichiamo gli elementi di svantaggio e facciamo belle cose.
Devo turbantare un attimo, però, ragazzi, quindi perdonatemi, ci provo. Dai, tira il Rising. Tirami il Rising. Tirami il Rising. Tirami il Rising, mannaggia te. Devi lasciarmi, ragazzi. Ok. Bravo. Bravo, bravo, bene, bene. Ok. No, dai, ma può finire lo showcase così, secondo voi? Posso mai finire io uno showcase in questo modo? Assolutamente no. Andiamo al prossimo match con orgoglio, perché voglio finirlo bene. Ok, ragazzi, veramente l'ultimo match. Ce la faremo questa volta a concludere il tutto in maniera sensual, come piace insomma a me. Ce la facciamo? Dai. Tanto siamo di colore di svantaggio, ragazzi. Guardate il danno che stiamo facendo. Tanto fuori sta tipo passando un... cos'è? Un caccia torpediniere? Sto bordello stamattina. Ok. Main tirata. Vera tirata, nulla di particolarmente interessante. Io tirerei subito la blu, perché qui entra Gogeta, secondo me. Mamma mia, che predict. Perfetto. Qui purtroppo però abbiamo un avversario con un buon Blast Armor. Quindi c'era poco che potessimo fare in quel momento. Perfetto, andiamo con il nostro cover. Questa è, non è canonica purtroppo di scena. Va bene, questa d'accordo. Attenzione al Blast Armor di Gogeta. Ok, perfetto. Attenzione al cover change di Vegito. E qui purtroppo dobbiamo droppare per lui. Ok, perfect drop. A questo punto direi di switchare sul nostro caro Beerus e attendere il saltino. Concludiamo il match con skill. Questo è il modo giusto di finire una partita. Non è ancora finita la partita, ovviamente, perché sarebbe meraviglioso riuscire a finire il match con una legendary finish di Damasu. Quindi intanto salutiamo Vegito. La meno gliela tiro, perché sennò questo rage ed esce. È anche italiano oltretutto, quindi Gogeta mi ha lasciato. Verde into strike. Non mi surrendare, dai. Sei italiano, fallo per me. Fallo per me. È lo showcase, lo sai che lo sto registrando. Sono le 11:44. Gogeta, non puoi nulla contro la mia legendary finish. Fatta in PvP. Fatta in PvP. Questi PvP, ragazzi, eravamo contro Gogeta di prima. Mi ha salvato Whis. Whis. Grazie Whis per avermi mostrato la legendary finish di Zamasu. Andiamo a parlare di questo personaggio. Ragazzi, che dire di questo Zamasu? Un personaggio veramente, veramente enorme. Capacità di fare danni davvero allucinanti, stacking del danno nel tempo. Green card pescata dalla special move che locca per 3 timer count e cancella allo stesso tempo il colore di svantaggio, veramente devastante. La possibilità che ha questo personaggio poi di fare dei lock into ultimate move su colore di svantaggio o di fare main ability into blue card, into vanish, into lock, into one shot di un colore di svantaggio è davvero paurosa, davvero. Personaggio fortissimo sotto tutti i punti di vista. Voto finale 9,5. Perché questo mezzo punto in meno? Perché difensivamente, ragazzi, fa veramente schifo. A 2 stelle è un personaggio che rende poco. Se lo consideriamo a un numero di stelle pari a 6, quindi se decidete di investire tutte le multi-star power su di lui al posto che su Gogeta, ragazzi, non fate cavolate, perché questo personaggio è comunque un personaggio che si merita quelle multi-star power. Quindi non fate cavolate nel dare le multi-star power a questo PG, perché sono veramente ben spese anche per lui. È un personaggio che a 360 gradi mi dice davvero la sua all'interno del God Key. Mi sarebbe piaciuto provarlo con la Z Ability di livello 2 all'interno del Powerful Opponent, però purtroppo non sono riuscito a trovarne una copia in più. Potrei decidere di fare un eventuale video pull su questo personaggio in particolare e per stellarmi i
IPG presenti all'interno del suo banner. Vediamo un attimo in futuro che cosa ci riserverà. Detto questo, ragazzi, lasciatemi un commentino qui sotto. Vi è convinto Zamasu? Vi è piaciuto? Lo giocate in un team particolare? Mi sono sbagliato? Vi ho detto qualcosa di errato durante questo showcase? Spero di no, mi sono abbastanza messo con la lente di ingrandimento per evitare di dirvi cavolate in questo showcase, perché ci tengo particolarmente tanto. Se mi è sfuggito qualcosa, ragazzi, sapete che io sono una persona molto critica nei miei confronti, voglio che su questo canale ci sia qualità, e quindi ovviamente scrivetemi qui sotto se mi sono dimenticato qualcosa nell'analisi o nell'utilizzo di questo personaggio. Detto questo, Dani vi saluta, vi dà appuntamento a un prossimo video e vi augura delle pullate e una fortuna immane durante questo anniversario. Ciao ragazzi!